proporvi un'altra attività che svolgiamo spesso al nido, vale a dire i travasi. Allora, per svolgere questa attività abbiamo bisogno di un vassoio. Potete utilizzare o dei vassoi di quelli che si utilizzano al supermercato per contenere le verdure, anche se ha una dimensione abbastanza ridotta. Un vassoio di quelli che avete in casa, io ad esempio ho questo vassoio, ma sicuramente ne avrete di altri in casa. Oppure un coperchio di una scatola di scarpe, meglio ancora se è di una dimensione maggiore come quello che ho io in questo momento, che è praticamente il coperchio di una scatola di stivali. Poi abbiamo bisogno di altri materiali di recupero, come ad esempio delle bottiglie, anche di diverse dimensioni, dei rotoli di carta, di carta igienica o di Scottex, magari entrambi per avere dimensioni diverse, dei vasetti vuoti di yogurt, di ricotta o di qualunque altro alimento che sia contenuto in un contenitore di plastica, dei cucchiai, insomma, qualunque cosa vi viene in mente. Allora, per trasformare queste bottiglie in imbuti o in recipienti possiamo appunto avvalerci delle forbici. Ovviamente potete anche utilizzare un imbuto di quelli veri, però spesso al nido utilizziamo materiale di recupero, per cui vi suggerirei di utilizzare della plastica. Con la base della bottiglia invece possiamo recipiente che verrà utilizzato per prendere il materiale che vi mostrerò e passarlo negli altri recipienti, negli imbuti o negli altri oggetti che utilizzeremo. Taglio anche quest'altra bottiglia per mostrarvi. Insomma, ovviamente questa è un'operazione che dovete fare voi tutti. O della pasta, un po' di questa dimensione, potete anche utilizzare altro tipo di pasta, come ad esempio delle penne o insomma quello che avete in casa. Potete utilizzare del riso, dell'orzo, del mais, dei fagioli, dei ceci, qualunque altro alimento di questo tipo, oppure della farina. Allora, quello che faranno i bambini è prendere la pasta, il riso e questi alimenti, passarli nei vari contenitori, farli passare attraverso gli imbuti nei vari recipienti e procedere con il passaggio attraverso questi oggetti di cui disponiamo.